Nel giorno di Steven Chan, l'Inter volta pagina per davvero. Addio dopo 5 anni a Eric Toye, in attesa che venda il suo 31% di quote, e un benvenuto al 21 gradi presidente nerazzurro, il più giovane, 26 anni, dell'era moderna. L'assemblea dei soci oggi ratificherà anche l'approvazione del bilancio al 30 giugno, con un costo di appena 18 milioni di euro, di attico per un futuro in grande, lontano dalle restrizioni del fair play finanziario. Saranno diversi anche alcuni dei 9 nomi del nuovo consiglio d'amministrazione, ma all'orizzonte ci sono delle novità ancora più profonde. Il nome di Beppe Marotta è ormai sempre più ricorrente, a rafforzare le indiscrezioni delle ultime settimane. Presidente dopo un apprendistato di quasi 2 anni, Steven Chan ha preso confidenza con l'ambiente nerazzurro ed è entrato nella parte con entusiasmo, voglioso di lasciare il segno. Soprattutto Chan Junior è impaziente di dare un colpo d'acceleratore sui progetti ambiziosi del gruppo Steven. In agenda c'è, in particolare, l'aggancio al manager varesino che ha contribuito in maniera considerevole ai successi in serie della Juve in questo decennio. Il feeling è sempre più evidente, anche se l'ormai ex ad bianconero deve ancora risolvere il contratto con la società degli Agnelli.